Amici dell'Hockey su Ghiaccio, parte Hockey Time Merano, la trasmissione che vi accompagnerà per l'intera stagione casalinga dell'Hockey Club Merano Pirchier. Amici, leggete bene il nome di questa maglia, Luca Ansoldi is back. Luca Ansoldi è tornato a Merano. Per ragioni di cuore, per ragioni proprio di questa maglia, è voluto tornare a casa. Luca, sei pronto per questo nuovo inizio di campionato? Una sfida per te, col Merano Pirchier. Beh, una sfida, è 13 anni che sono via, quindi sono felice di essere tornato. Come ho già detto, mi sembrava il momento giusto per tornare. La squadra la conoscevo già, siamo un'ottima squadra, adesso ci manca qualche giocatore, però quando saremo al completo penso che siamo una delle favorite. Hai preferito rinunciare appunto a grossi nomi, a grosse squadre, proprio per un discorso di cuore. La città di Merano chiaramente è la tua città, i tifosi hanno apprezzato tantissimo. Non lo so, speriamo. No, io ho detto che avrei voluto chiudere la carriera a Merano e sto ancora bene fisicamente, quindi come ho sempre detto volevo farmi gli ultimi anni a Merano, la città che mi ha lanciato, quindi sono contento di essere tornato. Siamo con il coach Max Ansoldi, che ha preparato la partita sicuramente al meglio. Non ti chiediamo, Max, qualche informazione su come l'hai preparata, ma sicuramente l'hai preparata al meglio. Sì, oggi soprattutto in casa dobbiamo giocare meglio della prima partita. Purtroppo abbiamo parecchi giocatori fuori e il Milano è una squadra forte, il Milano è una squadra che con noi e altre due penso si giocherà il campionato. Quest'anno il campionato è molto più duro, il livello è salito veramente tanto, ci sono, per esempio oggi ci sono 5-6 giocatori che l'anno scorso non c'erano nel Milano, che militavano in Serie A, quindi le squadre si sono rinforzate. Noi non abbiamo stravolto il roster, abbiamo preso due giocatori importanti, ma il roster è rimasto quello dell'anno scorso, quindi io più che nella qualità do molta fiducia alla forza del gruppo. Amici, il nome di Walter Andriolo a Merano significa hockey su ghiaccio. Confermi, Walter? Spero di sì, perché è la mia grande passione che porto avanti già da più di 30 anni. Per cui io, se posso, ero giovane e davvero grazie anche ai tuoi contributi ci hai fatto veramente vivere un hockey davvero piacevole e divertente. No, io vi ringrazio, però dobbiamo sempre ricordare che il grande artefice, il grande papà dell'hockey italiano e anche meranese specialmente è sempre stato Hans Erbrunner, a cui va sempre il nostro ringraziamento per tutto quello che ha fatto fino adesso. Adesso c'è questo HC Merano Junior Pirchier, le prospettive, l'anno scorso è stato fatto veramente un lavoro meraviglioso, forse inaspettato se vogliamo. Inaspettato sì, perché c'era anche l'anno scorso parecchie compagini preparate all'altezza. Siamo riusciti ad avere una squadra comunque molto amalgamata e che ha giocato insieme fino alla fine. Quest'anno sicuramente il campionato sarà di un livello ancora più alto, ci sono squadre che si sono attrezzate ancora meglio rispetto all'anno scorso e quindi credo che ci saranno 5-6 squadre che si contenderanno sicuramente il titolo. Amici, sicuramente l'avrete riconosciuto, lui è Ginterel. Io personalmente, da meranese, sportivamente sia chiaro, l'ho anche odiato parecchie volte. Perché? Perché signori, lui era un gran portiere. Come dimenticare Ginterel? E adesso collabora con la società, con l'Hockey Club Merano Pirchier, vero Ginter? Sì, dall'anno scorso che grazie a Max che mi ha chiesto, ha creato questo primo contatto e quindi dall'anno scorso che alleno i portieri dell'Hockey Club Merano e devo dire che mi sto divertendo da matti e per questo sono tornato volentieri a dare una mano alla società e a Max.
signori, the captain, il capitano, Capitan Gruber. Capitano, sei pronto per un'altra stagione? Ma all'inizio non ero così tanto pronto, adesso cerco di andare in forma di nuovo, perché tutta l'estate non ho lavorato tanto, perché come ho detto non avevo più l'idea di giocare, ma Max mi ha convinto di mettere ancora un anno e adesso do il massimo, quello che ho dato sempre. Ci dici a che stagione sei arrivato? Ma penso sul professionistico quasi 24 anni. Caspita, avete sentito signori, 24 anni di professionismo. Quindi insomma, inizi la stagione Merano-Milano. Come la vedi la partita questa sera? Ma penso che è una partita molto tirata, perché il Milano c'ha una formazione, penso quest'anno, molto forte. Si sono rinforzati bene dall'anno scorso e sarà una partita tecnica, però sicuramente la differenza faranno anche i special teams. Questa sera è andata in scena una bellissima partita vissuta fino all'ultimo sul filo del rasoio. Purtroppo il Merano ha perso ai rigori, ma è stata una partita veramente giocata a un livello più che dignitoso dai nostri ragazzi. Adesso c'è solo da fare morale e sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare. Vi aspettiamo tutti i martedì, amici, ore 20:45, Merano Hockey Time. Appuntamento RTTR 20:45. Ciao!